Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, con il mercoledì delle ceneri, ecco, inizia il tempo forte della Quaresima, un cammino spirituale insorto per la nostra salvezza, anche con Lui. In definitiva, mi sembra sia questo il senso del nostro percorso quaresimale. L'atto simbolico dell'imposizione delle ceneri, fra poco, evidenzierà, per certi versi, il segno rituale della consacrazione di questo tempo di grazia, o ancora meglio, il segno che ci consacra nell'impegno penitenziale. Le ceneri, da una parte, ci ricordano la nostra caducità, dall'altra la possibilità di rinascere a nuova vita. Ma è la parola di Dio, carissimi, che ci consacra e benedice questo nostro tempo. È la parola di Dio che ci indica un efficace esercizio penitenziale per cui è possibile ritrovare la giusta via. Egli oggi non ci invita semplicemente alla conversione, ma ci indica anche le modalità per attivare un vero processo di conversione: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Sono i tre pilastri su cui deve fondarsi principalmente il nostro impegno in questo itinerario quaresimale. Quando fai l'elemosina, ci ha detto poc'anzi Gesù nel Vangelo, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti, per essere lodati dalla gente. Ma non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Sembra proprio un appello al significato vero della carità, un richiamo ad esercitare tale virtù in modo scevro da ogni forma di finzione, un esercizio concreto che guarda al bisogno del fratello, che spinge a chinarsi su di lui senza volere nulla in cambio e senza cercare il riconoscimento pubblico. Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, quasi a dire: ciò che fai resti nascosto anche a te stesso, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà, non lascerà, cioè senza compenso, i tuoi gesti di carità. Poi continua Gesù richiamando la seconda pratica: quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. Tu entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È un invito all'interiorità, alla preghiera del cuore. È l'invito a recuperare il dialogo intimo con Dio, chiudersi nella propria stanza, la camera segreta del proprio cuore, potremmo dire, lasciando fuori il chiasso del mondo che crea interferenze e impedisce di creare rapporti autentici e profondi tra padre e figlio, tra fratello e fratello. Una preghiera allora capace di ripristinare relazioni ordinate e sane. Tale preghiera non resterà senza ricompensa. Infine il digiuno. Quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, ma profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che digiuni, ma il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quello richiesto
È un digiuno che non cerca la commiserazione o l'apprezzamento della gente, per cui possiamo sentirci incoraggiati solo per il fatto che qualcuno si accorga di ciò che facciamo. Il digiuno in questo tempo non è fine a se stesso, ma come sentiremo fra poco nel prefazio, con il digiuno quaresimale egli vince le nostre passioni, eleva lo spirito, infonde la forza e dona il premio. Ecco allora che tale pratica si riempie di tanti altri significati e non attiene evidentemente soltanto al digiuno alimentare, ma anche e soprattutto tante altre forme di rinunce. Il digiuno è principalmente digiuno dei vizi. Oggi, per certi versi, è facile rinunciare ad una pietanza. Lo facciamo anche per mantenerci in forma, per seguire una dieta. Più difficile, invece, è governare un comportamento disordinato. Rinunciare a tante ore inutili, per esempio, dinanzi ad un computer o ad uno smartphone. Mortificare la lingua. Astenerci dal pettegolezzo, dalla televisione. La Quaresima, allora, dobbiamo percepirla come il tempo della liberazione. Un tempo, cioè, che ci permette di camminare verso la liberazione dai nostri peccati, dai nostri vizi, dalle nostre contraddizioni, da tutto ciò che impedisce di capire qual è l'essenziale nella nostra vita e soprattutto di capire qual è la direzione che conduce alla piena realizzazione dell'uomo nel presente, con un destino ultimo già preparato e definitivo. Con quale spirito allora dobbiamo accogliere e rendere concrete le indicazioni di Gesù? Ce lo suggerisce il profeta Gioele nella prima lettura. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio. Laceratevi il cuore, non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio. Fratelli e sorelle, bisogna cambiare dentro, bisogna far sì che il nostro cuore di pietra diventi un cuore di carne, palpitante d'amore, sempre più capace di discernere la volontà di Dio, il bene dal male, sempre più capace di indurci a gesti di misericordia e di perdono, di giustizia e di pace. Bisogna percorrere la strada del ritorno al Padre, del ritorno a colui che tutto vede, anche nel segreto. Interroghiamoci allora in questi giorni a venire. A che punto sono? Come mi pongo nei confronti di Dio, nei confronti dei fratelli e delle cose create? Possiamo ripartire proprio da qui, da un profondo esame di coscienza. Ripartire, cioè, dalla consapevolezza che è necessario misurarci con la parola di Dio, passando al suo setaccio il nostro vissuto, per purificarlo come viene purificata la farina da altre impurità. È tempo, fratelli e sorelle, di ritornare alla verità, di ritornare a risplendere nella luce della sua verità, quella verità che presto ci farà liberi. Buona Quaresima a tutti e sia lodato Gesù Cristo. Amen.